Allora, oggi affrontiamo un nuovo argomento che in qualche modo è collegato a quello che avete visto ieri con il professore, quindi l'idea è di non partire da zero ma seguire un po' lo stesso filologico. Ieri avete visto qualcosina su le servlet e sulla pubblicazione di dati tramite JSON, in formato JSON essenzialmente. Quello che vorremmo vedere oggi è o perlomeno quello che vorremmo iniziare a capire oggi è quello che viene chiamato nel gergo del web mashup. Ok? Mashup è una parola che deriva dall'inglese che essenzialmente significa mischiare, ok? Mashed potatoes, come le chiamano loro, sarebbe la purè, ok? Quindi qualcosa di grattato e macinato. Stessa cosa qua, per mashup si intende un insieme di contenuti grattati e macinati in qualche modo. Adesso vediamo che cosa vuol dire, ok? Quindi l'idea di oggi è capiamo come funzionano i mashup e poi proviamo a applicarli all'interno del nostro sito e nel community. Ok, voi trovate il materiale, sotto materiale avete i lucidi, mashup sono pochi in realtà perché è proprio solo un'introduzione rapida. E dopodiché non credo che riusciremo ad arrivarci, però se per caso ci arriviamo avete anche il testo degli esercizi da svolgere in laboratorio nel solito stile, quindi vi leggete il testo e provate a risolverlo. Questo ovviamente vediamo se ci arriviamo, se sei già lì pronto, ma non necessariamente ci arriviamo. Ok, allora vediamo. Iniziare così. Allora, la prima domanda quando uno vede un termine nuovo è cercare di capire che cosa significhi, no? Quindi, cosa vuol dire mashup? Io ho provato qui a incollarvi, sono lunghissime, non vi chiedo di leggerle o di studiarle, le leggo io, nel senso. Ho provato a fornirvi due delle descrizioni più accreditate che si possono trovare in giro, essenzialmente. Una da Wikipedia e l'altra da Pamela Fox, che è una ragazza che ha iniziato sviluppando mashup proprio ed è poi entrata in Google. Ok, quindi qualcuno è intitolato a definire un mashup. Allora, partiamo dalla prima definizione. La prima definizione dice: un mashup è un sito web o un'applicazione che combina contenuto da più di una sorgente in una esperienza integrata. Ok? Il contenuto utilizzato nei mashup è tipicamente ricavato da siti di terze parti per tramite di un'interfaccia pubblica o di un API. Altri metodi per ottenere il contenuto per i mashup includono i web feed e JavaScript. Ok? Allora, qua i termini importanti sono combinare contenuti da una o più sorgenti in un'esperienza integrata. Ok? Quindi, quello che fa un mashup è andare a pescare contenuti diversi da siti diversi e integrarli assieme per fornire qualcosa di nuovo, probabilmente. Ok? Quindi una visione diversa degli stessi dati. I dati sono già disponibili sul web. Quello che fa il mashup è organizzarli, coordinarli, visualizzarli in modo differente, in modo tale da offrire una nuova esperienza sugli stessi dati. Esempio tipico, le strade dei vini. Vado a recuperare da un sito web opportuno le informazioni su quali tipologie di vitigni e viti ci sono in una determinata zona, vado a recuperare da Google Maps le mappe, vado a recuperare, dai siti di prenotazioni turistiche, gli hotel disponibili, mischio tutto assieme e offro un sito che traccia l'itinerario dei vini, offre la possibilità di prenotare gli alberghi e descrive anche quali vitigni e quali vini si possono degustare negli itinerari. I dati sono tutti disponibili, sono su siti diversi, il mashup non fa nient'altro che prenderli e metterli assieme, ok? Inventato sul momento, probabilmente già esistente. Seconda definizione, quella che da Wikipedia è molto molto simile, c'è solo una sfumatura in più che è importante e dice: nello sviluppo web un mashup è una pagina web, un'applicazione che usa e combina dei dati, delle presentazioni o delle funzioni da due o più sorgenti per creare nuovi servizi. Il termine implica facilità di integrazione, frequenza di aggiornamento dei dati utilizzando delle API libere
e delle sorgenti dati sul web che ci permette di produrre risultati più ricchi di quelli che erano gli originari, ok? Quindi il tema comune è sempre lo stesso: integrare dati diversi per ottenere nuovi servizi più ricchi. Qui l'aspetto diverso rispetto alla prima definizione che ci interessa è anche questo presentation or functionality. Quindi, mashup non è soltanto integrare dati, ma è anche integrare forme di presentazione dei dati. Perché magari i dati li abbiamo. Ad esempio, nel nostro sito Energy Community abbiamo dei dati relativi, che ne so, alle compagnie, ai company site, piuttosto che avremo poi dei dati relativi ai sensori. Ma magari vogliamo visualizzarli in modo diverso. Vogliamo, che ne so, visualizzare dei grafici, allora potremmo andare a integrare con un mashup una funzionalità di generazione dei grafici che viene offerta da qualche altro sito. Così come esistono dei mashup in cui si possono navigare i libri fra di loro correlati con un'interfaccia grafica, dove la correlazione fra i libri viene fornita da Amazon, ad esempio, l'interfaccia grafica viene fornita da un altro sito web. Il mashup e mette insieme. Ok? Quindi l'idea è: smettiamo di creare contenuti da zero, i contenuti sono già in linea, sono già in rete. Quello che interessa è trovare nuovi modi di usufruirne. Quindi l'architettura di un mashup è leggermente diversa dalle architetture solite che siamo abituati a vedere ed è una cosa molto più distribuita. Noi abbiamo il nostro sito web che realizza il mashup, nel nostro caso potrebbe essere una pagina di Energy Community, ad esempio. Questo mashup recupera dati da sorgenti diverse e le integra. Sorgenti diverse quali possono essere? Beh, io lì ho disegnato quattro siti diversi, fra di loro collegati in modo svariato, non ci interessa. Quindi avremo ad esempio Google, Amazon, Flickr, YouTube. YouTube in realtà è parte di Google, quindi ci sarà un qualche collegamento in mezzo. E il nostro sito magari ha necessità di informazioni che arrivano da Flickr, da YouTube e da Google. Allora, quello che farà sarà collegarsi con questi siti per tramite di una serie di interfacce. Interfacce che potranno essere delle API, quindi dell'insieme di funzioni JavaScript tipicamente da richiamare, quindi noi avremo un pezzettino di JavaScript che caricheremo direttamente dal sito a cui vogliamo collegarci e che ci offrirà un insieme di funzioni per recuperare i contenuti. Okay? Ad esempio, quello che vediamo oggi sono le Google Maps API, che sarebbero le API di Google per recuperare le mappe. Ok? Ci sono API simili su Flickr e su YouTube. Altri modi potrebbero essere delle connessioni di tipo REST. Non so se sapete che cosa vuol dire una connessione di tipo REST. Semplicemente si tratta di fare una GET su un sito, quindi chiamare una pagina, essenzialmente, passandogli dei parametri, come se fossimo un form. La vera differenza è che questi parametri in realtà scatenano dall'altra un'esecuzione simile a quella di un web service. Ok? Quindi dall'altra parte c'è una pagina che recupera dei dati all'interno di un database e ce li fornisce direttamente in funzione della nostra richiesta. Questo è il servizio REST. La caratteristica di un servizio REST è che non ha stato. Quindi io faccio una richiesta, la richiesta successiva, il sito web a cui faccio la richiesta, anche se lo stesso, si è dimenticato della mia richiesta precedente. Ok? Quindi non posso tenere conto del login, non posso tenere conto di niente. Per accedere a un determinato servizio REST, se controllato, avrò ad esempio una chiave e ogni qualvolta dovrò mandare una richiesta per ottenere dei dati, dovrò anche mandare la mia chiave. Ok? JSON, come avete visto, è una tecnologia di trasferimento dei dati, ok? Quindi di rappresentazione. Come vengono trasferiti i dati fra Google e il mio mashup o fra Flickr e il mio mashup? Tendenzialmente in formati simili o uguali a JSON. Quindi un formato di testo facile da trasportare sul collegamento HTTP, facile da parsare perché in JavaScript è facilissimo lavorare con JSON. Ok? E abbiamo visto anche in JSP è facile creare JSON. Quindi è una tecnologia utile. Le ultime due sono newsfeed, quindi in un certo senso noi possiamo interagire con i siti esterni andando a richiedere esplicitamente informazioni. Oppure possiamo abbonarci a delle news. In quel caso lì saranno i siti che ogni qualvolta cambiano determinato contenuto forniscono un feed, ok? Quindi forniscono un breve pezzo di informazione relativo a quello che è cambiato. Tipicamente i siti delle news offrono
le news corte, no? Quindi oggi è successo questo. Quello lì è un newsfeed che viene pubblicato via RSS inviato a cui ci si può abbonare. Tipico ad esempio, se qualcuno di voi usa Google come home page, normalmente sulla pagina principale c'è la raccolta dei newsfeed che preferiamo. Da dove arrivano? Da siti diversi, Google si occupa di raccoglierli, quindi di abbonarsi per noi e di farceli vedere. Stessa cosa possiamo fare con un mashup, quindi in un mashup in cui sia necessario andare a prendere un flusso di dati aggiornato, ci si può abbonare a una serie di feed, ok? Quindi tanti sorgenti diverse, tanti modi di comunicazione diversi che vengono in qualche modo integrati all'interno dello stesso sito. Vedete che qua io non ho presentato nulla sotto, perché virtualmente noi possiamo pubblicare un nuovo servizio, un nuovo sito senza avere dati. Quindi questo qua comporta numerosi vantaggi, almeno dal punto di vista commerciale, ok? Non ho bisogno di possedere i dati, non ho bisogno di investire in database, in infrastruttura. Tutto quello di cui ho bisogno è un'idea veramente buona. Ok? C'è qualcosa che non esiste ancora, che attiri in un certo qual modo gli utenti e permetta quindi di ottenere traffico sul mio sito, i cui dati in realtà esistono già su web, ma non sono fruibili in quel modo perché nessuno li ha ancora collegati in quel modo. Ok? Questo qua è un po' se vogliamo, il business plan dei mashup. Loro vivono così, vivono integrando dati. E c'è gente che vive creando mashup, quindi economicamente hanno un ritorno. Allora, la seconda risposta che vorrei dare sui mashup non è solo che cosa sono, ma perché. E beh, abbiamo già iniziato a capirlo, perché costano poco. E perché, ad esempio, Vinton Cerf, che è una delle persone che hanno inventato il web essenzialmente, o meglio, il protocollo TCP/IP su cui si basa poi il web, nella sua definizione del perché sono necessari i mashup, dice semplicemente: ci sono milioni di persone creative al mondo e queste persone sono in grado di pensare delle cose, di fare delle cose con la nostra piattaforma che noi non avremmo mai immaginato. Okay? Quindi l'idea è: noi offriamo dei dati, questo è il punto di vista di che lavora per Google, ovviamente, facile da capire. Lo stesso per chi lavora per Yahoo, lo stesso per chi in realtà ha un sitino più piccolo ma che offre comunque delle API. L'idea di base è che noi offriamo dei dati in un certo modo, però lasciamo anche la possibilità a tantissime altre persone di utilizzarli in modi diversi, che noi non avremmo pensato, e magari non avremmo nemmeno interesse ad utilizzare i dati in quel modo. Ok? Quindi questa qua è la prima motivazione. Raccogliere la creatività delle persone che si collegano in internet, dar loro la possibilità di offrire nuovi servizi sfruttando proprio questa disponibilità di dati. Quali tipi di interazioni possiamo realizzare? Quali tipi di mix possiamo realizzare? Io ho provato a listare alcuni esempi, okay? Alcuni modi di integrare i dati. Ad esempio, selezionando e filtrando dati. I dati esistono già, noi semplicemente andiamo a fare una selezione. Vogliamo, che ne so, tutte le abitazioni dei VIP. Il dato c'è già, avremo un insieme di siti web che ci forniscono le abitazioni con gli indirizzi, un altro che ci fornisce le mappe, noi vogliamo solo selezionare gli indirizzi dei VIP e andare a visualizzare sulle mappe solo con gli indirizzi. Quindi stiamo filtrando dei dati, i dati esistono, ma li dobbiamo in qualche modo stringere. Oppure combinare dati diversi. Qui un altro esempio, questo qua lo fa il servizio postale statunitense, che ha dei dati propri sulle consegne della posta, tipicamente dei pacchi, ok? Quindi io, servizio postale, so che il pacco è partito oggi, arriverà domani alla stazione intermedia, dopodomani arriverà a destinazione. Utilizzando i miei dati e recuperando le mappe da Google Maps, posso fare il tracciamento in tempo reale della posizione del pacco. E quindi offrire questo come servizio ai miei clienti. È un servizio a valore aggiunto, probabilmente fidelizzerò più clienti perché gli sto dando la possibilità di capire dove cavolo è il loro pacco. Ok? Quindi in questo caso sto mischiando dati che arrivano da sorgenti diverse, sorgenti interne, nel caso della posta statunitense, e sorgenti esterne. Altri modi di integrare sono traduzione e normalizzazione di dati. Ok? Quindi ho un certo insieme di dati in inglese, a me interessa servire un pubblico italiano, li traduco. La semplice traduzione è già un mashup. E
E non solo, la semplice traduzione può già generare valore aggiunto, perché avrò dei clienti tipicamente italiani che non vogliono leggere contenuti in inglese e quindi sfruttano il mio sito piuttosto che il sito originale. Altri modi di integrare, e qui ho messo qualche collegamento così possiamo anche dare un'occhiata a qualcosa di esistente, visualizzando ad esempio gli stessi dati in forme diverse. Quindi abbiamo dei dati disponibili, che ne so, i libri di Amazon piuttosto che le informazioni di Foursquare, che sono le informazioni relative ai punti interessanti all'interno di una città, e integriamo insieme queste informazioni con dei servizi di visualizzazione. Che ne so, Google Maps per mettere i punti sulla mappa piuttosto che Google Chart per far vedere i grafici, piuttosto che delle API Yahoo per far vedere altro e così via. Ci sono diversi servizi grafici. Quindi, proviamo ad esempio a vedere se riusciamo a vederne uno o due, tanto per avere un'idea di quello che si può fare. Questo qua è TeamGlue che essenzialmente usa l'AstFM e Amazon, credo, per andare a visualizzare, dato un artista, quali sono gli artisti che generano, che creano musica correlata, di genere correlato. Quindi, che ne so, io metto qua un artista qualsiasi, ad esempio Norah Jones. Questa è una visualizzazione, questa qua è ottenuta tramite un sito che offre le API di visualizzazione. In particolare questo grafico qua che adesso andremo a creare si chiama grafico a molla. Allora, se io clicco sopra, poi espandi, avete visto perché a molla, no? Perché lui si ridimensiona in funzione della. E così via, posso andare ad esplorare gli artisti fra di loro correlati e vedere il collegamento. Da dove prendono queste correlazioni? Dall'AstFM, ad esempio. Quindi sull'AstFM ci sono una serie di album di questi artisti che sono taggati con gli stessi tag, ad esempio. Quindi vengono riconosciuti, oppure ci sono delle informazioni più raffinate sul fatto che un artista collabori con un altro. Queste informazioni vengono pescate tramite API, integrate con un'API di visualizzazione su grafico a molle, e visualizzate. E io ho ottenuto il mio navigatore di artisti musicali. Quindi qua c'è integrazione e visualizzazione. Proviamo a vedere l'altro. Ad esempio qua, si vede malissimo, comunque questo qua è l'integrazione di Foursquare e Google Maps, essenzialmente. Foursquare ci dà informazioni su che cosa succede di interessante all'interno di una città, ad esempio qui ci sono un po' di informazioni su degli show a New York, e Google Maps ci fa vedere dove sono le location di questi show. Quindi noi qua avremo dei segnalini, andiamo a zoomare leggermente se riusciamo. In cui avremo essenzialmente il numero dell'annuncio riportato qua sopra, sotto forma di numero blu, con la descrizione. Quindi noi possiamo andare a vedere che cosa succede, che ne so, stasera c'è un concerto jazz in centro Torino, voglio andare a vederlo, tac, mi becco l'annuncio sul concerto jazz, vado a vedere su Google Maps e sono a posto. Anche qua di nuovo informazioni che sono mischiate da siti diversi. Ci saranno siti che offrono l'elenco degli eventi in una determinata città, Foursquare un esempio, Google messi assieme servizio valore aggiunto. Quindi mashup, mischiare diversi servizi.
Quali mashup ci sono in giro? Quali strumenti possiamo utilizzare? È la domanda che ci viene immediata, no? Ok, abbiamo capito che cosa sono, magari vogliamo anche analizzarne uno, come facciamo? Allora, ne esistono moltissimi in giro, esiste una specie di catalogo, non completo, però ben rifornito, di mashup disponibili sul web. E viene offerto da questo sito, programmableweb.com. Allora, se voi guardate qua, vedete, tanto per la cifra ci sono 4612 API diverse, quindi 4612 modi di accedere a dati su siti diversi, ok? E 6335 mashup, ok? Catalogati, ce ne sono di più, però catalogati sono questi. Questo sito poi li raccoglie secondo vari criteri. Ad esempio, se io vado a cercare il mashup, vediamo qua che qua c'è un elenco di mashup categorizzati, qua c'è una sorta di distribuzione in funzione di che cosa trattano. Quindi mashup relativi al sociale, diciamo, quindi social network, integrazione di informazioni che provengono da Facebook, piuttosto che da Flickr, piuttosto che da social network simili, 25%, quindi un quarto relativo dei mashup relativo a questa parte. E poi c'è tutta una parte decrescente, quindi ricerca, tipico mashup di ricerca, sono quei siti che fanno i preventivi e confrontano i preventivi da diverse fonti, diverse preventivi per le compagnie di assicurazione, piuttosto che diversi prezzi che arrivano da diversi market. Quello lì è un mashup. Ogni sito di ogni commerciante pubblica i propri prezzi, il mashup recupera i prezzi di confronto. Ok? Quindi in quel caso lì è integrazione di dati e elaborazione dei dati stessi. Così via. Quindi qua sopra possiamo ad esempio andare a ricercare se esiste un mashup simile a quello che vorremmo creare, onde evitare di ricrearlo uguale, magari, oppure accorgendoci che è una cosa innovativa e quindi vale la pena investire su. Oppure possiamo scoprire nuovi mashup da utilizzare noi stessi come utenti, o da cui prendere spunto come sviluppatore. E questo è il catalogo. Quali sono gli strumenti? Beh, gli strumenti abbiamo visto 6.000 fischi API, no, 4.000 fischi API. Ok? Quindi, che cos'è un API? API sta per Application Programming Interface, ed essenzialmente una lista di funzioni che possiamo chiamare. Quindi abbiamo ben 4.000 liste diverse utilizzabili. Io qua ho provato a citarvi le più diffuse, che sono tipicamente quella di Google, quella di Amazon, quella di Flickr, poi ci sarà quella di Facebook e quella di Yahoo. Ok? Queste cose qua, che cosa sono? Proviamo ad andare a vedere quella di Google, su cui tanto ritorniamo, poi per provare a fare un nostro mashup. Se noi andiamo a cercare, proviamo a vedere subito Google Maps, tanto per. Allora, questa qua è la pagina dello sviluppatore dell'API di Google, per le mappe. Ok? Allora, già non è tanto facile da leggere, comunque. Vedete che vengono offerte diversi tipi di API in funzione di diverse esigenze di diversi linguaggi. Ad esempio, web service. Qui in teoria possiamo utilizzare questo API chiamando web service. Oppure JavaScript, okay? Quindi stessi servizi offerti sotto forma di web service oppure offerti sotto forma di API JavaScript. Poi diverse API, ad esempio, per vedere immagini piuttosto che per vedere informazioni da Google Earth, piuttosto che per vedere informazioni relative alla localizzazione e così via.
Se poi noi ci addentriamo all'interno della JavaScript API, vedremo che abbiamo tutta una serie di cose che possiamo fare. Ad esempio, una prima parte di tutorial e di spiegazioni in cui impariamo ad utilizzarlo, poi avremo una parte, ad esempio, qua specify the sensor parameter. Questo spiega come andare a recuperare dal dispositivo dell'utente la posizione. Se noi abbiamo un PC o uno smartphone con a bordo un GPS, chiamando le funzioni che vengono spiegate qua, quindi essenzialmente andando a dire sensor true in questa chiamata, noi potremo utilizzare le informazioni del GPS del dispositivo per localizzare l'utente sulla mappa e quindi per avere un punto di partenza. Che ne so, mashup per ritrovare la macchina, esiste già in realtà questo. Ritrovare la macchina da qualunque punto della città. Vado, faccio il punto sulla macchina, me ne vado in giro, quando riprendo mi collego, so la mia posizione, so la posizione della macchina, recupero da Google Maps la mappa e disegno il itinerario. Okay. Questo è un mashup relativamente semplice da fare. Come faccio a recuperare la mia posizione? Uno dei modi, ad esempio, è quello di avvisare Google che io ho un sensore di posizione a disposizione e quindi lui abiliterà in un certo qual modo quelle funzioni che permettono di andare a leggere la posizione sul sensore GPS e di utilizzarla. Okay? Per noi cosa cambia? In questo caso qua è molto semplice, questo era proprio solo un esempio semplicissimo. Noi carichiamo le API di Google come? Semplicemente andando a caricare uno script JavaScript. Vedete che questo è. Adesso io ve lo allargo un po', magari così si vede meglio. Vedete che questo qua non è nient'altro che un text script, ok? Uguale a quelli che sappiamo usare benissimo. In cui però lo script viene caricato non da fonte locale, ma da sorgente remota, in particolare dal servizio di Google Maps, ok? Quindi qui stiamo chiedendo a Google, per favore, dacci il pezzo di JavaScript con le funzioni che offri. E in particolare, dacci quello in cui il sensore di posizione è abilitato. Okay. In cui esistono anche quelle funzioni che ci servono per recuperare la nostra posizione dal nostro dispositivo. Ok. E queste qua sono ad esempio le API di Google. Tantissime cose, poi proviamo a analizzarle leggermente più in dettaglio per fare lo stesso. Ma stessa cosa ci sono API su altri servizi. Se noi andiamo a cercare, per dire Amazon. Questo è Amazon, vedete quanta documentazione c'è solo. Dati pubblici, public datasets. Okay? Quindi possiamo recuperare dei dati. Esempi di codice, quindi se non sappiamo come fare andremo a recuperarci il modo di utilizzare le API di Amazon. E così via. Anche qui Amazon fornisce servizi sia sotto forma di web service sia sotto forma di librerie JavaScript da richiamare. Non solo. Guardate qua, offre già tutta una serie di strumenti di sviluppo per i linguaggi diversi, quindi per Java, che conosciamo bene, oppure per dispositivi mobili, in PHP, in Python, in Ruby e così via. Okay? Quindi strumenti ce ne sono disponibili, ognuno è diverso, ognuno ha una documentazione diversa, ognuno ha delle funzioni diverse. Ok? E quindi qua iniziamo ad avere un primo campanello d'allarme. Perché è vero che abbiamo tante funzioni, ma in un certo qual modo dipendiamo dal sito da cui recuperiamo i dati. Okay? Perché se domani Google decide che non mi offre più il servizio di Google Maps, il mio mashup muore. Ok? Oppure se decide che cambia il servizio e per chiamare la mappa non ho più get map, per esempio, ma ho get map 2, il mio mashup muore lo stesso. Ok? Perché sono cambiati i metodi da richiamare. Quindi, se da un lato ho facilità di integrare contenuti, dall'altro ho dipendenza dai siti da cui i contenuti provengono. Quindi, prima warning.
Poi, come faccio se non sono esperto? Allora, noi ci riteniamo in un certo qual modo esperti, quindi proveremo a sviluppare un mashup alla maniera dello sviluppatore. Però esistono persone che non hanno una formazione tipicamente da sviluppatore web, ok? Allora, sono stati inventati degli strumenti per permettere anche a queste persone la creazione di mashup. Quindi sono strumenti grafici, tipicamente, che ci permettono di collegare insieme dati di fonti diverse. Esempi di questi strumenti sono ad esempio gli Yahoo Pipes, Google Mashup Editor, Microsoft, Popfly, ovviamente questi sono i competitor che lavorano insieme sul web, quindi ognuno ha il suo, e poi ci sono Dapper, IBM e così via. Proviamo a vedere se riusciamo a vedere uno screenshot di Yahoo Pipes, ad esempio. Tanto per avere un'idea di come sono fatti. Ah, ok. Esempio del rischio di cui si parlava prima. Guardate l'avviso in giallo. Pipes is currently under maintenance, create your LED Pipes is disabled. Ok? Sono dipendente da Yahoo. In questo momento non posso più creare Pipes. Non sappiamo che cosa sono, però il mio strumento, che era basato sul servizio offerto da Yahoo, muore nel momento in cui Yahoo decide di farlo morire. Vediamo se documentation abbiamo. Piccolo. Ok, questo è proprio solo uno screenshot di che cos'è Yahoo Pipes. Essenzialmente Yahoo Pipes è un servizio che ci permette di aggregare feed, quindi informazioni che vengono pubblicate da siti internet diversi, tipicamente i siti di news. E dopodiché ci permette di combinarlo assieme. Guardate qua, qui ad esempio c'è un blocco che si chiama Fetch Feed, che si occupa di recuperare i dati da un feed. Gli viene data un'URL e noi recuperiamo i dati. Dopodiché, che ne so, c'è un blocco per recuperare le informazioni da Flickr, e qua dice trova 20 immagini di oppure simili a, e così via. Yahoo search for una parola con certe restrizioni, e così via. Queste informazioni qua poi possono essere mischiate e collegate assieme. Vedete qua che ci sono tutta una serie di operazioni, conteggio, filtro, estrazione della posizione, e così via. Quindi l'idea qua è di avere un'interfaccia grafica che ci permette di combinare i dati assieme, senza dover scrivere una linea di codice. E questo diventa utile, ad esempio, per chi non ha le competenze. Chi non è in grado di scrivere un programmino in JavaScript sicuramente non riuscirà a fare un mashup scrivendolo da zero. Però riuscirà probabilmente a farlo utilizzando uno strumento del genere, ok? Questo rende la tecnologia accessibile a molte più persone, quindi aumenta potenzialmente il numero di mashup disponibili sul web. Ok? Quindi in questo senso sono strumenti perché ci permettono di fare prototipazione rapida. Noi possiamo prendere assieme diversi elementi, integrarli, vedere se funziona, vedere se il concetto funziona e poi eventualmente possiamo passare allo sviluppo prototipo. E così via con gli altri editor. Ok? A questo punto proviamo a cercare di concludere, abbiamo visto tante cose sui mashup, proviamo a riassumere quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi, perché mai quindi dovremmo utilizzare un mashup oppure no. Partiamo dai vantaggi come al solito, in modo da convincerci che è utile avere un mashup. Primo vantaggio sono applicazioni molto leggere, quindi essendo i dati già disponibili, le API già disponibili, i servizi pronti, in realtà avremo con poche linee di codice, avremo pronta e montata un'applicazione anche molto complessa. Questo vuol dire che i costi di sviluppo sono estremamente bassi.
e anche i tempi. Sono facili da sviluppare, perché? Perché essendo già stesso motivo, ci sono le API a disposizione, ci sono i manuali, c'è tutto, devo semplicemente metterle assieme, ok? Quindi c'è poco costo di sviluppo e c'è poca necessità di conoscenze tecniche. Addirittura potrei avere il mio sviluppatore di Mashup che non sa nemmeno che cos'è JavaScript, perché uso gli UPyCs, perché uso l'editor di G, ok? Quindi ci possiamo più concentrare sulla parte creativa che non sulla parte tecnica. La manutenzione e l'acquisizione dei dati non costa, non li abbiamo noi, non dobbiamo preoccuparci di averli persistenti, non dobbiamo preoccuparci di garantire la sopravvivenza dei dati in caso di failure del server piuttosto che dei collegamenti. I dati sono lì e qualcun altro si occupa di fornirli. I dati arrivano da soggetti molto diversi e molto distribuite sul web, quindi è facilissimo avere ridondanza. Basta prendere due o tre sorgenti dati alternative e integrarli. Okay? Se dovessi fare la ridondanza in casa, dovrei avere un insieme di data center diversi, in grado di sostituirsi l'uno con l'altro, in grado di fornire i dati che servono. Okay? Quindi, di nuovo, costi più bassi. E poi il setup è molto rapido. Quindi io lo prendo, lo provo, lo integro, se funziona il tempo per arrivare all'applicazione commerciale è ridottissimo. Se il tempo per arrivare all'applicazione commerciale è ridottissimo, vuol dire che la possibilità di guadagnarci sopra è più alta, no? Perché ho molte meno spese nel periodo che passa da quando ho l'idea a quando inizio a commercializzare l'idea. E non solo, essendo così corto, ho buone chance di passare davanti a quelli che hanno avuto idee simili. Quindi questi sono i vantaggi. Ovviamente ci sono degli svantaggi, se no sarebbe troppo facile. E gli svantaggi sono essenzialmente il primo che abbiamo già visto: dipendenza dai siti esterni. Dipendenza che ha due facce: una per i dati, ok? Se domani Amazon smette di pubblicare l'elenco dei libri venduti e il mio sito si basa su quell'elenco per fare un certo tipo di operazioni, ho finito, il mio mashup chiude, non è più in grado di lavorare, a meno di non trovare una soggetta alternativa. Quindi dipendenza sui dati, ma anche dipendenza sulle API. Ho il nostro sito dell'Energy Community, voglio visualizzare il grafico dell'energia consumata e misurata dal sensore X, utilizzo le chart API di Google. Domani Google decide di togliere le chart API e di deprecarle. È già successo, ad esempio Google forniva il servizio Power Meter, che serviva proprio per visualizzare i consumi nell'arco temporale. Dopo un anno di prova ha detto: va bene, arrangiatevi, io lo chiudo perché non è remunerativo. Chiunque avesse sviluppato un mashup su questo servizio si è ritrovato con un mashup a gamba all'aria, okay? Perché le API sono state deprecate, stanno magari ancora un anno pubblicate e l'anno dopo vengono proprio spubblicate, a quel punto nulla funziona, okay? Quindi è vero che è veloce, ma è altrettanto vero che acquisisco dipendenza, quindi dovrò poi trovare dei modi per gestire queste dipendenze. Quindi bassi costi di sviluppo e di arrivo al mercato, alti costi di manutenzione, perché devo monitorare in un certo qual modo le API che sono utilizzate. Poi ci sono ancora cose leggermente più sottili, ma molto importanti, specialmente quando si sconfina dall'altra parte dell'oceano, e sono tutte le politiche relative al copyright, alla proprietà intellettuale, alla privacy e così via. Perché io recupero e integro dati, ma posso farlo? Quali sono le licenze con cui questi dati sono distribuiti? Possono essere integrati assieme? Posso elaborarli o posso solo pubblicarli così? Per quanto riguarda la privacy, uno dice: vabbè, ma se sono pubblici su internet non posso violare la privacy. E questo potrebbe aver senso, ma può succedere che integrando informazioni provenienti da siti diversi io vada a evidenziare delle situazioni scomode. Quindi, che ne so, se io fossi in grado di integrare le informazioni relative al numero di persone che abitano nelle case, prendendo dal sito del comune, con le informazioni relative allo smaltimento dei rifiuti, magari mi accorgo che in quel quartiere nessuno paga i rifiuti. E questa è violazione della privacy. Ok? Se lo pubblico. Se lo fa il comune e lo scopre, questo è riduzione dell'evasione, ok? Questo per dire che basta integrare
dati diversi e magari si genera dell'informazione che non doveva essere pubblicata. Okay? Quindi bisogna fare molta attenzione a che cosa si pubblica. E questi sono gli svantaggi principali. In ogni caso, tendenzialmente ci sono più vantaggi che svantaggi, specialmente nel caso in cui si vogliano offrire delle esperienze di integrazione diverse, quindi cercare di offrire delle informazioni in un modo diverso con informazioni che provengono da siti non nostri. Okay? Dipende dall'esigenza di progetto. È chiaro che diventa difficile partire da zero, o si ha un'idea, oppure si ha un'esigenza di progetto. Ed ecco che allora per provare a giocare noi ho provato a creare un'esigenza di progetto. Abbiamo parlato di mashup e proviamo a immaginarci un punto del nostro sito Energy Community in cui è utile utilizzare un mashup. Un esempio molto molto semplice in realtà potrebbe essere quello di voler dare maggiori dettagli sulle compagnie, in particolare sulle sedi localizzate delle compagnie. Okay? Sono informazioni che abbiamo già perché abbiamo visualizzato la parte di login dicendo compagnia X a Torino, temperatura tot gradi. Quindi abbiamo tutte le informazioni che ci servono. In un certo senso avevamo già fatto un mini mashup lì, ok? Perché avevamo le informazioni nostre, posizione della compagnia, le informazioni di temperatura che arrivavano dal web service esterno, ok? Questo qua è un mashup. Non molto esplicito, ma è già un mashup. Possiamo renderlo ancora più esplicito, come ad esempio andando a pescare le stesse informazioni e andando a richiedere a Google di fornirci la mappa centrata sulla posizione della compagnia e con un bel segnalino che indichi dov'è la compagnia sulla mappa, quindi dov'è il sito della compagnia sulla mappa. Ok? Quindi ci muoviamo un po' da un mashup implicito di cui non ci eravamo resi conto a un mashup più esplicito. Allora, quali sono i nostri requisiti? Cioè, proviamo prima a analizzare i requisiti di progetto, quindi a muoverci come siamo abituati a muoverci, per poi andare a vedere che cosa ci serve per creare questo mashup, ok? Quindi questo qua è un approccio molto strutturato. In realtà tante volte si parte poi in modo non strutturato, quindi si parte dall'idea e si cerca di capire che cosa serve. Qui è un altro modo di lavorare, è il nostro modo di lavorare, quindi partiamo dai requisiti. Allora, il nostro requisito è, visto che vogliamo fare un'integrazione di questo tipo, avremo bisogno intanto di offrire questi dati e renderli raggiungibili. Il modo più semplice potrebbe essere aggiungere un link sull'informazione, nome del sito locale, o meglio, nome della compagnia e città, che avevamo visualizzato all'interno del login. Quindi c'era, ne so, Test Company e Torino, quello lì da semplice scritta diventerà un link. E questo link ci permetterà di espandere in qualche modo i dettagli della compagnia. Quindi, che ne so, di visualizzare il nome della compagnia, l'indirizzo web del sito della compagnia, se c'è, e poi di recuperare l'indirizzo del company site, e questo indirizzo ovviamente è quello del company site a cui appartiene l'utente correntemente loggato. Okay? Quindi l'indirizzo preciso, e utilizzare questo indirizzo per andare a richiedere a Google la mappa corrispondente. Ok? Quindi ho provato qua a formalizzare leggermente di più quella che era la descrizione iniziale di quello che vogliamo fare. Allora proviamo a formalizzarlo ancora di più, proviamo ad andare a fare la progettazione, quella che siamo abituati a fare, quindi model view controller, progettazione. Partiamo dal nostro pezzettino in alto, che se vi ricordate nell'ultima soluzione che vi avevamo dato si chiamava View User Logout, okay? Che è semplicemente quella view che visualizza la striscetta dove ci sono le informazioni relative all'utente. Allora, da lì abbiamo detto mettiamo un link, okay? Mettiamo un link su una parte e questo link che cosa fa? Ci permetterà di vedere i dettagli della compagnia. Allora, per vedere i dettagli della compagnia dovremmo andare al controller, giusto? E il controller sarà quello che si occuperà di recuperare i dati tramite i DAO e di preparare questi dati alla visualizzazione. Allora ci sarà questo do company side detail JSP che dovrà utilizzare due dati essenzialmente. I dati relativi all'utente, quindi lo user data bin per capire intanto se l'utente è loggato o no, perché se l'utente non è loggato non può vedere la pagina. Se è loggato possiamo risalire a quale company site appartiene e quindi a quale compagnia. Se è loggato,
dobbiamo avere, dobbiamo, abbiamo necessità dei dati relativi al company site. Quindi avremo anche bisogno del company site data bin, ok? Quindi del bin relativo alla sede locale della compagnia. Allora, se tutto va bene, abbiamo questi dati, la nostra do company site di TailJSP cosa farà? Aprirà una connessione database con la DB Connect, si farà dare i due DAO, anzi in realtà solo uno perché lo user data è un DB sessione, riempirà il company site data e una volta che entrambi sono pronti e riempiti farà il forward a una nuova view, che è la view che si occupa di visualizzare questi dati. Ok? Se invece l'utente non è loggato, ad esempio, farà una redirect all'indietro dicendo non ti puoi loggare, quindi vai di nuovo alla pagina iniziale col form di login e ricomincia. Ok? E fino a qua è tutto normale, non abbiamo aggiunto nulla. Dove interviene il nostro mashup? Lassù, lato utente. Quando noi andiamo a creare la view, a un certo punto all'interno della view scriveremo un pezzettino di script che dirà: guarda, intanto utilizza Google Maps, quindi andremo a recuperare Google Maps in un modo simile a quello che abbiamo intravisto sull'API di Google, ok? E dopodiché ci sarà un pezzettino di script nostro, che è quel map.js, che si occuperà di far cosa? Fare il mashup, quindi recuperare le informazioni sulla posizione e andare a utilizzare il servizio di Google per visualizzare su una mappa. Come? Beh, molto semplice. Company site data contiene le informazioni sulla posizione, perché ha indirizzo, città e stato. Ok? Queste informazioni verranno visualizzate sui dettagli, perché tipicamente scriveremo un qualcosa del tipo location uguale indirizzo completo. Ok? Allora, noi possiamo recuperare quella informazione usando jQuery, quindi andare a leggere l'informazione e dopodiché richiamare l'API di Google dicendo: per favore, dato questo indirizzo, crea una mappa centrata sull'indirizzo e piazzaci un segnalino. Ok? E qui stiamo facendo un mashup, perché stiamo prendendo i nostri dati, indirizzo, i dati di Google e mischiandoli assieme. Ok? Allora, il vero problema che abbiamo e andare a capire come cavolo usiamo l'API di Google. Giusto? E abbiamo visto che non è così semplice l'organizzazione manuale. Perfetto. Allora, proviamo a dare una scorsa rapida alla lista delle funzioni per capire se ci sono le funzioni che ci servono. Dopodiché partiamo e iniziamo a sviluppare i vari pezzi. Ok? In modo da arrivare ad avere il mashup funzionante. Allora, io qua mi sono messo un bookmark così. Allora, se voi andate all'indirizzo che è lassù, io adesso poi ve lo pubblico anche, comunque code.google.com/APIs. Allora, aspettate che ve lo scrivo un po' più grande. Così. Ok, quello è l'indirizzo. Ingrandisco qua un po', magari. No, vedete che già dall'inizio è facile capire cosa stiamo cercando, no? Perché API map, quindi documentazione sulle map di API. Questo non ve lo dovete ricordare a memoria, se voi cercate Google Map API V3 vi porta lì, fornito direttamente. Ok, quando avete tutte le API aperte, se mi date un segnale io ritorno sul browser.
Posso. Perfetto. Allora, queste qua sono le API di Google JavaScript, ok? Quindi, prima indicazione, per fare il mashup utilizzeremo JavaScript, ok? Quindi sarà un mashup lato client. E qui la differenza rispetto al mashup che abbiamo fatto con il servizio di temperatura, quello è un mashup lato server, perché l'informazione viene integrata all'interno della JSP, ok? Lato server, chiamiamo web service, recuperiamo i dati, li integriamo con i nostri e poi forniamo la pagina. Lato client, il client recupera il codice per integrare i dati. E dopodiché sarà lato client questo pezzo di codice che si occupa di recuperare i dati da fonti diverse. Quindi cambia un po' la logica. Andiamo a vedere le informazioni che ci servono. Noi abbiamo detto abbiamo un indirizzo, vogliamo recuperare la mappa. Okay? In realtà i passi saranno qualcuno in più. Perché? Perché se noi andiamo a vedere come funzionano le mappe di Google, andiamo a vedere se riusciamo di Elevation Street View. Volevo farvi vedere un pezzettino di codice, giusto per... Vediamo se riusciamo. Eccoci qua. Qui il foglio di stile è andato a farsi friggere. Allora, non so se riuscite a vedere, comunque, vi ho preso un pezzettino di codice e provo per saltare rapidamente al problema, no? Per creare una mappa, che cosa facciamo? Avremo un oggetto map. Vedete qua google.maps.map. Questo oggetto map prenderà ad esempio due parametri: uno, dove visualizzare la mappa, due, come visualizzarla, ok? Dove sarà tipicamente un elemento della nostra pagina, ok? Qui fa una chiamata Java, si dice get element by div map canvas, quindi va. Ci sarà un elemento con una certa dimensione, tipicamente un div, in cui visualizzare la mappa. Ma non era tanto quello che mi interessava quanto questo my option. My option sono le opzioni di visualizzazione, ossia che cosa voglio far vedere sulla mappa, qual è il punto centrale della mappa, ad esempio. E qua sopra, io adesso provo ancora a ingrandirlo, così si dovrebbe vedere. Vediamo un po' se si riesce a vedere. Eccoci qua, un po' più grande. Vedete, nelle My Option ci sono alcuni parametri. Non spacchettiamolo ancora queste opzioni, ok? Andiamo con calma, però quello che mi interessa è quel center, lat longe. Lat longe è la latitudine e longitudine del punto centrale della mappa, ok? Quindi qual è il problema che abbiamo? Il primo problema è che noi abbiamo un indirizzo, non abbiamo una latitudine o longitudine. Quindi il primo passo che dobbiamo fare è trovare un servizio che ci permetta di tradurre il nostro indirizzo in un punto di coordinate latitudine e longitudine, ok? In modo tale da poter poi dire crea una mappa centrata su quel punto. Perché se io non ho il centro, non posso creare la mappa, ok? Quindi, primo punto, prima ancora di capire come creare la mappa e capire come tradurre l'indirizzo in latitudine e longitudine. Ok? Allora, questo si può fare. Fatemi zoomare un po' indietro, se no. Vediamo se si riesce. Ok, utilizzando questa cosa che si chiama geocoding. Geocoding significa codificare in coordinate geografiche. Ok? La Geocoding API è parte della Google Maps API,
ed è quella parte di API, quindi quella parte di funzioni che ci permettono di lavorare con i punti su una mappa. Quindi, ad esempio, dato un indirizzo, recuperare latitudine e longitudine, oppure data latitudine e longitudine, recuperare un insieme di informazioni in un raggio di 10 km e così via. Quindi le operazioni relative al posizionamento sulla mappa sono tipicamente con relazioni di geocoding, okay? Di codifica geografica. Se andiamo a vedere la descrizione, qui abbiamo alcune informazioni utili che vanno a ripescare parte delle lezioni che abbiamo fatto, che avete fatto in precedenza. Ad esempio, descrizione, geocoding request. Assisting to the geocoding service is asynchronous, quindi l'accesso al servizio è asincrono, quindi è di tipo AJAX. Asincrono significa che faccio una richiesta e prima o poi arriverà una risposta, non necessariamente subito dopo la richiesta, dopo un certo tempo, che dipende dall'elaborazione della richiesta. E c'è anche la spiegazione perché le Google Maps API devono fare la chiamata a un server esterno, okay? Al server di Google, il quale a sua volta magari farà una chiamata a un altro server. Okay. Quindi c'è un certo tempo ed è per questo che si preferisce un'interazione di tipo asincrono. Ed è per questo che ogni chiamata avrà bisogno di una sua funzione di callback, cioè di una funzione che elabora i dati quando sono pronti. Quindi questo è il cappello, no? Qualunque funzione in Google Maps funziona in questo modo, specialmente quelle di geocoding. Dopodiché ci dice come si fa ad accedere a queste funzioni? Utilizzando questo oggetto, google.maps.geocoder, e principalmente il metodo geocoder. Andiamo a vedere che cosa ci permette di fare questo tipo. Allora, il metodo geocoder, di cui dovrebbe esserci... Ah, non c'è. Una signature. Allora, ce lo dice qua comunque. Effettua una richiesta al servizio di Google passandogli un oggetto di tipo geocode request. Che cos'è questo oggetto? Guardate qua, JSON. Ok? È un bellissimo pezzettino di JSON con un certo insieme di campi, obbligatori o opzionali, a seconda del tipo di campo. Questi campi sono indirizzo, tipo stringa, latitudine e longitudine, tipo latitudine e longitudine, confini, quindi confine attorno a latitudine e longitudine, oppure regione, definizione di una regione. Okay? Andiamo a vedere, ognuno è descritto, quindi voi potete vedere, il primo, guarda caso, è quello che ci serve, dice address, the address which you want to geocode, quindi l'indirizzo che vuoi geolocalizzare, l'indirizzo per cui tu vuoi le informazioni di latitudine e longitudine, eccetera, eccetera. Okay. Quindi se noi vogliamo convertire il nostro indirizzo in un punto, che cosa dovremmo fare? Dovremmo caricarci questa API e poi fare google.maps.geocoder, creare un oggetto di questo tipo e poi chiamare geocode indirizzo e otterremo indietro qualcosa. Se invece avessimo un punto di latitudine e longitudine e vogliamo ottenere l'indirizzo più vicino, quindi fare la traduzione inversa, al posto di passare address riempiremo la proprietà lat long. In quel caso lì facciamo passaggio inverso, ho un punto, voglio l'indirizzo. Quando ci è utile? Beh, immaginiamo di avere una mappa di Google con un segnalino che l'utente trascina e dice la mia sede è qua. Ah, la mia sede è qua, sulla mappa di Google è un punto con latitudine e longitudine, non è un indirizzo. Allora, io posso prendere quel punto, fare il passaggio inverso e quindi andare a codificare al contrario latitudine e longitudine per ottenere l'indirizzo più vicino. E magari suggerire quell'indirizzo lì nel campo indirizzo della company site. Ok? Region serve essenzialmente per andare a dirimere quei problemi di ambiguità legati a stessi indirizzi oppure stessi nomi di città in regioni geografiche diverse, tipo Washington, Iowa oppure Washington, DC. Il nome è lo stesso,
le posizioni sono diverse. Allora, con la Ricci si dice: no, io voglio Washington, ma confinata allo stato dell'Iowa. Oppure io voglio Venice, Venezia, ma IT, Italia, perché esiste anche Venice in America. Ok? Quindi un'informazione in più per costringere la codifica. Quindi avremo a disposizione questa funzione geocode che ci permetterà di ottenere qualcosa in cambio dato il nostro indirizzo. Che cos'è questo qualcosa? Andiamo a vedere i risultati. Allora, intanto, risposta a una richiesta del geocoding, così capiamo. Allora, il servizio geocoding richiede una callback, quindi avremo una funzione che verrà chiamata. Questa funzione dovrà accettare due parametri, uno che contiene i risultati e uno che contiene un codice di stato. Allora, a sentimento, cioè interpretando il testo, poi vediamo che è realmente così, che cosa succede? Lo stato ci dirà se la richiesta è andata a buon fine o meno e che cosa è successo. I risultati conterranno i dati nel caso in cui la richiesta sia andata a buon fine. Ok? Ecco perché abbiamo bisogno di due parametri. Proviamo a capire che risultati ci vengono dati, in modo da capire se sono quelli che vogliamo. Ok? Allora, i risultati, di nuovo, è una specie di JSON, è una struttura JavaScript facilmente rappresentabile in JSON. In particolare, sarà un vettore, vedete che ci viene descritto come results, aperta quadra, chiusa quadra. Questo perché? Perché potenzialmente potremmo avere più risultati. Non tanto quando facciamo la traduzione da indirizzo a punto, ma quando facciamo la traduzione al contrario. Se io faccio la traduzione da punto a indirizzo, avrò tanti indirizzi vicini. E quindi mi verranno forniti gli indirizzi probabilmente in una via di vicinanza. Okay? Quindi sarà più di un risultato. Ogni risultato al suo interno avrà una serie di informazioni particolari, types, string, non sappiamo che cos'è, ma possiamo andare a vedere. Types è un array, qua sotto dice, che indica il tipo di risultato ritornato. Ad esempio, dice la geocodifica di Chicago ritorna locality, che indica che Chicago è una città, e anche political, che indica che è una entità politica. Ok? Quindi questa roba qua nel nostro caso non interessa, però magari a qualcuno potrebbe interessare. Indirizzo formattato. Io gli ho dato l'indirizzo in un modo, lui mi ritorna l'indirizzo formattato secondo i suoi canoni precisi. Componenti dell'indirizzo. E vabbè, e queste sono tutte informazioni che in realtà partendo dall'indirizzo ci interessano poco. Quelle che ci interessano di più sono queste, geometri. Geometri è un oggetto al cui interno ci sono alcune proprietà che sono location, latitudine e longitudine. Guarda caso è proprio quel lat long, quell'oggetto lat long che ci serve per centrare la mappa. Ok? Poi tipo di location, tipo di viewport, bound e così via. Quindi qua, se voi andate giù, avrete la descrizione di ogni singolo parametro. Adesso non andiamo a piantarci sul singolo parametro, ma cerchiamo di capire solo cosa ci serve, no? Quindi, chiamando la geocode con l'indirizzo, otteniamo dietro un risultato, se va tutto bene, che al suo interno ha un oggetto lat long, quindi al suo interno avrà un punto espresso in latitudine e longitudine che corrisponde al nostro indirizzo. Quel punto sarà il punto che ci serve per centrare la mappa, ok? Perfetto. Allora, l'ultima cosa che dobbiamo capire prima di iniziare a lavorare e vediamo se troviamo lo status. Eccolo qua, status false. Lo status è il secondo parametro, ok? Noi abbiamo detto se è tutto a posto abbiamo i dati, ok? Cosa, quando sappiamo se è tutto a posto? Beh, lo status può assumere quei 5 valori lì, ok? Quindi google.maps.geocodastatus.ok, che vuol dire è andato tutto bene. Oppure, zero results,
La richiesta è stata spedita, ha avuto successo, ma non ci sono punti. Quindi non è stato capace, ad esempio, di tradurre il nostro indirizzo in un punto di coordinate geografiche. O viceversa, non è stato capace di trovare un indirizzo per un determinato punto. Immaginiamo di dare un punto centrato nel deserto del Sahara. Ah, lì non ci sono indirizzi. Quindi la richiesta va a buon fine, ma non ci sono risultati. Over query limit, che cos'è? Dice, ok, andrebbe tutto bene, però ti sei giocato tutte le tue richieste di oggi. Quindi tu stai cercando di fare una nuova richiesta, ma non te lo posso lasciare fare. Questo che cosa ci dice in realtà? Che il servizio di Google Maps è un servizio limitato. In particolare è un servizio che per un abbonamento free, che è quello che usiamo noi, consente 25.000 query al giorno. Non poche, eh? Però se abbiamo un sito un po' trafficato si fa presto a far fuori 25.000 richieste. Perché se noi immaginiamo di avere 100 connessioni contemporanee, vuol dire già solo avere... ...25.000 di 200 sono 250 chiamate successive alla stessa pagina, ok? E non sono tantissime. Quindi in realtà sembrano tante, ma dipende dal numero di utenti del sito. Quello che fa Google è ovviamente offrire un servizio enterprise, quindi offrire un servizio a pagamento, pagando una certa quota, a seconda dell'entità della quota, aumenterà anche l'entità di richieste che possono essere effettuate. Poi, request denied. Abbiamo mandato la richiesta, Google ci dice no, non posso rispondere, fate quel che volete, e le cause possono essere diverse, perché non offro più il servizio, perché i server sono giù, perché oggi mi girano le scatole e ho deciso di ammazzare Google Maps API. Ok? Però è una possibile risposta. L'ultimo invece dice invalid request. Ho fatto tutto, mi sono dimenticato di completare un pezzo di codice, lo provo, mando una richiesta senza indirizzo o latitudine e longitudine, vuota. Allora, se io cerco di codificare l'informazione vuota, la risposta è richiesta non è valida. Almeno dimmi quale informazione vuoi codificare. Ok? Quindi questa qua ci verrà restituita nel momento in cui facciamo partire una richiesta che non ha né indirizzo né latitudine e longitudine. Ok? Quindi noi dovremmo andare a controllare questo stato e quando lo stato è ok potremmo visualizzare la mappa. E qui c'è un esempio un po' più lungo. In cui c'è uno snippet di codice che guarda caso è quello che ci serve. Okay? Noi lo elaboreremo leggermente di più, ma la sostanza è quella. Qui sono vari esempi. Code address. Questo qua ha comprato un indirizzo in. Punto, ok? E dopodiché potremo visualizzare. Vedete, address uguale document get element by id address.value. Ok, quindi prenderà un elemento che ha id address, sarà l'elemento di un form probabilmente, e recupera il valore. Poi una volta fatto chiama geocoder.geocode address.address, vedete? Address proprietà. Due punti, valore della proprietà. Quindi gli passa l'indirizzo. Dopodiché definisce una funzione di richiamata, la callback, che accetta due parametri, results e status. E qui andiamo a dire, se status è uguale a ok, quindi se è andato tutto a buon fine, allora ho la risposta. Quindi se ho la risposta posso andare a pescare il punto. Quindi map.setCenter result0.geometry.location, quindi imposta al centro della mappa al punto che corrisponde all'indirizzo, ok? E vedete che abbiamo detto che i risultati erano vettore, quindi primo elemento del vettore, proprietà geometry, che era quella in fondo, ricordate, che a sua volta aveva degli elementi interni, quindi all'interno location, ok? Quindi quello che abbiamo fatto qua è tradurre l'indirizzo, beccare latitudine e longitudine, centrare la mappa di sopra. Posizionamento del segnalino.
Okay? Quindi qua c'è proprio tutto quello che ci serve. Siamo stati super fortunati. Allora, marker, che è l'oggetto che rappresenta il segnalino, quindi New Google Maps Marker, dove lo mettiamo? Sulla mappa, che in questo esempio qua si chiama map, in che posizione lo mettiamo? Al centro, ok? Quindi di nuovo nella posizione corrispondente all'indirizzo. Result di 0, adesso rialzo un po' così magari riuscite a vedere tutti. Position, result di 0.geometry.location, ok? Quindi il ciclo è quello. Recupero l'indirizzo, faccio la chiamata, sulla richiamata vado a recuperare i dati lì sul basso. Ok. Allora io quasi farei, se a voi va bene, un break adesso di 10 minuti, così poi partiamo a sviluppare e abbiamo tempo a digerire tutta questa valangata di informazioni. Allora, primo passo ci riapriamo Eclipse, questo lo chiudiamo. Allora, io parto come struttura da quella che era la soluzione, l'ultima soluzione completa che vi avevamo dato, ok? Quindi, se noi proviamo a eseguirlo, tanto per... controllare di essere tutti allo stesso punto. A tempo debito quando Tomcat decide di partire. Ok, quindi questa qua era la situazione con cui ci eravamo corrispondente all'ultima soluzione. Allora, andiamo a loggarci un attimo giusto per vedere qual è il punto da cui partiamo. Ho sbagliato. Ok, perfetto. Allora, abbiamo detto aggiungiamo un link dove? Qua sopra. Vedete che c'è scritto Test Company e Torino. Qua sopra aggiungiamo un link che ci porterà poi a vedere la View Company Detail, quindi a vedere i dettagli della compagnia con il mashup. Ok? Quindi, e questo è il nostro design che ci teniamo aperto, giusto per ricordarci i vari pezzi. Quindi quello che dovremmo fare sarà modificare leggermente questa view in modo da aggiungere il collegamento che ci serve e poi creare il controller, iniziare a creare il controller, ok? Quindi andiamo a modificare subito la view. La view è sotto login, view logout. Quello che dovremmo fare sarà qui. Ah, vediamo un po' se riusciamo a ingrandirvelo un pochettino. Preferences, general, partire, color and fonts.
Così è più leggibile. Allora, qua su dove facciamo la print dei dati relativi alla compagnia, andremo a inserire un link. Questo link ci rimanda alla do company detail, giusto? Do company side detail.jsp. Ok. Come facciamo a fare il link? Beh, inseriremo semplicemente un pezzettino di HTML attorno, quindi faremo minore a href uguale barra virgolette, poi chiamiamo direttamente la do, ok, come viene fatto nella pagina di menu. Quindi qua andremo a beccare il context path, quindi request.get context path più modules. Poi dove lo mettiamo? Vedete che noi avevamo, io restringo solo un secondo, una struttura per cui i contenuti erano organizzati in cartelle, ognuno per tipologia di argomento. Quindi c'è una cartella company per le view e i controlli relativi alle company e così via. Visto che qua creeremo un controller, una view relativa al company site, potremmo creare una nuova cartella all'interno di modules che chiamiamo company site. Ok? Quindi qua potremmo fare modules, new folder e creare company sites. Ok, all'interno di company sites memorizzeremo il nostro controller, quindi do company site detail e la nostra view. Allora a questo punto possiamo completare l'URL del link e metteremo modules company sites e chiameremo la do company site detail. Ok, ok, qui è finito l'href, quindi possiamo chiudere le virgolette, il maggiore, poi mettiamo cis mi sono mangiato un pezzo. Scusate, ho solo riformattato in modo che sia più visibile. Allora, quindi, collegamento, chiudiamo la prima parte del tag E, che poi dobbiamo chiudere al fondo, ok? Quindi, al fondo ci sarà ancora più, virgolette, minore, barra, ok? Li ha fatto esattamente come prima. Struttura simile a quella del collegamento sopra, con la differenza che qua chiamiamo direttamente il controller, ok? Allora, questa qua la salviamo e le modifiche alla view logout sono finite. Abbiamo aggiunto il collegamento. Possiamo partire a sviluppare il controller, quindi do company site detail.jsp. Sono tutte cose che sono ancora prima del mashup, ok? Quindi, company sites, qui andiamo a creare nuova alto. Sarà un JSP file, next, abbiamo detto che si chiama do company site detail.jsp,
Finish, questo non ci serve. Ok. Allora, che cosa dobbiamo fare qua? Beh, proviamo a ritornare un attimo al design, giusto per rifrescarci le idee. Abbiamo detto che qua dobbiamo controllare se l'utente è loggato utilizzando lo user database. Se l'utente è loggato, andare a riempire il bin relativo al company site, ok? E dopodiché fare forward alla view, essenzialmente. Quindi, questo vuol dire che qua, intanto, dovremmo andare a utilizzare il bin di sessione, no? Quindi sarà JSP use bin l'ID sarà user data, così non è il solito, e la classe sarà uguale a user data. Ok? Mentre lo scope, allarghiamo pure questo, tanto sarà sessione. Quindi sarà scope session. Adesso questo qua facciamo così, così riduciamo le dimensioni e riusciamo a vederlo tutto assieme. Class, me lo sono mangiato. Scusate, facciamo così. Ok. Quindi questo qua è il solito bin di sessione. Servirà un altro bin che è il company side data, giusto? Che è quello che invece passeremo mediante la forward alla view detail. Quindi in questo caso sarà un bin ma di richiesta solo. Quindi metteremo minore JSP usebin. Questo qua sarà company side data, la classe stesso nome, quindi sarà company site data, e questa volta però lo scope non sarà più di sessione ma sarà di richiesta, perché questo bin deve solamente vivere sulla richiesta che coinvolge questo controller e la sua view. Ok? Riuscite a leggere o è ancora piccolo? Allora, la luce, a spegnerla. Meglio? Meno che rischiare di se volete vi ingrandisco ancora un goccio. Va bene così? Va allora, perfetto. Quindi questi bin li abbiamo. Iniziamo a aprire il nostro pezzettino di scriptlet. Allora, qui che cosa dobbiamo fare? Intanto controlliamo se l'utente è loggato. Se non è loggato, lo rimandiamo alla pagina iniziale, ok? Quindi, qui diremo if, come facciamo a capire se è loggato? Avevamo aggiunto il metodo isValid da userData in modo tale da poter capire se il bin userData era stato riempito all'atto del login oppure se era stato creato da Tomcat semplicemente. Quindi if userData.isValid
qui mettiamo user loggato. Ok? Altrimenti, se l'utente non è loggato, che cosa facciamo? Lo rimandiamo indietro. Quindi facciamo response.send redirect ci basta fare così barra index.js punto e via e qui mettiamo redirect to the initial page. Ok, questo ci mette al riparo nel momento in cui qualcuno chiama direttamente la do company detail, company side detail.jsp senza essersi loggato. Nel momento in cui lo user data bin non è valido, diciamo al browser di chi ci ha chiamato: guarda che la pagina non è più qua, è quella di index. Ok? Quindi lo ridirezioniamo. Se invece l'utente è loggato, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a recuperare i dati del company site. Ok? Quindi mettiamo qua fill company site data. Allora, per fare il fill che cosa facciamo? Primo, prendiamo il DAO. Ok? Come facciamo a prenderlo? Abbiamo bisogno della DB Connect, quindi diremo che il company site data DAO, chiamiamolo CDAO oppure CS DAO, così sappiamo che è lui, sarà uguale a cosa? DB Connect punto get instance punto get company site data DAO. Ok? Vedete che in automatico Eclipse ci ha aggiunto gli import corretti all'inizio, perché sennò queste classi non potevamo usarle. Ok, quindi così facendo ci siamo andati a prendere il DAO del company site. Una volta recuperato il DAO del company site, possiamo andare a fare il fill, quindi digli per favore riempici il bin. Riempici il bin a partire da che cosa? Dall'ID della company site associata all'utente loggato. Quindi dovremmo andare a prendere l'ID company site da user data. Quindi qua fill the bin. Come facciamo? Diremo cs DAO punto fill. Guardate. Qui si vede poco, comunque io ve lo metto e poi. Fill company site data, adesso qua si legge poco, ma voi potete farlo. Richiede essenzialmente uno o due parametri, di cui il primo è sempre un company site data bin, ok? Il nostro bin da riempire, e fin qua va bene. Però da dove lo prende l'ID della company? Cioè l'ID della company site? Lo va a leggere all'interno del data bin. Ok? Quindi prima di passarglielo dobbiamo andare a settare nel bin vuoto l'ID company site che proviene dall'utente. È chiaro? Quindi qui passeremo sì il nostro bin, quindi sarà company site data, e poi vi metto anche non lazy, quindi false. Adesso poi vi spiego il false. Però prima dovremmo recuperare l'ID company site.
Vedete, io come commento ho messo imposta l'ID company site uguale a quello dell'utente loggato. Come? Beh, prenderemo company site data e diremo punto set ID, e questo ID è quello che c'è in user data, quindi sarà user data punto get ID company site. Facciamo così, va? È più chiaro. Ok. Quindi qua c'è la parte completa. Se l'utente è valido, prendiamo il DAO. Andiamo a mettere all'interno del nostro B vuoto, perché company site data in questo momento è vuoto. L'ID della company site che vogliamo pescare. Dopodiché chiamiamo il DAO e diciamo, per favore riempicela. Il DAO prenderà quell'ID, farà la query database, recupererà i dati e li metterà all'interno di company site data. Ok? Allora, a questo punto siamo a posto, possiamo fare la forward. Abbiamo riempito i bin, non dobbiamo più preoccuparci di altro. Vi ho detto, vi spiego questo false. Questo qua era il parametro lazy, se vi ricordate. Io l'ho messo a false in modo tale che all'interno di questo company site data sia riempito l'oggetto company. Questo fa sì che io nella view non abbia più bisogno di utilizzare un DAO, ok? Ma semplicemente posso andare a leggere dentro il company site, fammi dare l'oggetto company e da lì leggere il nome della compagnia e l'indirizzo web. Ok? Quindi mi è utile perché riempo già tutto, senza doverlo riempire un'altra volta. Allora, per quello che gli ho detto false. False dice riempi tutto. Tu invece dice riempi solo questo e negli altri metti l'ID. Ok. Allora, a questo punto non ci resta che fare la forward. Quindi, chiudiamo qua un secondo lo scriptlet e lo riapriamo poi subito dopo. E qui in mezzo mettiamo JSP forward. Allora, forwardiamo a chi? A index.jsp, visto che dobbiamo sempre passare attraverso il template, non per far vedere le nostre liste. Dopodiché aggiungeremo un parametro il cui nome sarà content e il cui valore sarà il contenuto da visualizzare, che era slash modules slash company sites slash view company site detail.js. ok? No, facciamo Ctrl Shift F così. Ok, quindi lì sempre all'interno dell'if facciamo la forward, quindi se va tutto bene l'utente loggato recuperiamo i dati e dopodiché forwardiamo. Ok, perfetto. Allora andiamo a creare la pagina che ci manca, così arriviamo rapidi alla soluzione. Qui dobbiamo creare la JSP che si chiama view company site detail.jsp. Finish, questa cosa qua non ci serve. Ok, allora in questa JSP che cosa facciamo? Intanto recuperiamo entrambi i bin, ok? Quindi sarà JSP use bin, questa mi serve veramente semplice,
ID, utilizziamo sempre gli stessi così non ci confondiamo. User data class sarà uguale a user data. E lo scope in questo caso sarà session. E poi stessa cosa per il bin company site data. Quindi company data class company side data scope, questa volta sarà request. Ok, allora abbiamo i due bin. Che cosa dobbiamo fare? Beh, di nuovo semplicemente controlliamo di avere tutti i dati e partiamo a scrivere. In realtà, se siamo arrivati qua, vuol dire che tutto è andato bene. Quindi scriviamo minore per cento e poi per cento maggiore, così evitiamo di dimenticarci. Dati della compagnia, quindi controlliamo solo che siano validi entrambi, quindi if user data.isValid, ok? Quindi lo user data è stato riempito, component side data è valido, ok? Come? Ho messo esatti? Non era quello che volevo prendere. Yes. Valido. Ok. Perfetto. Ah, facciamo così per sì. Allora, non si vede. Allora, per adesso non preoccupiamoci del caso in cui i dati non ci siano, facciamo finta di trattare solo il caso in cui i dati ci sono. Allora, se ci sono, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo visualizzare i dati relativi alla compagnia, visualizzare l'indirizzo e caricare gli script che ci servono. E infine preparare lo spazio per la mappa. Ok? Quindi, facciamo il primo, show company data. Come facciamo a capire se possiamo? Beh, andiamo a controllare che ci sia. Quindi, if, facciamo così, company data, cdata, sarà uguale a company side data, punto, get company. Ok? Quindi mi faccio dare i dati della company e controllo se ci sono. Se non ci sono, non li visualizzo. Se no, visualizzo nome e indirizzo web. Quindi check not null. If cdata diverso da null, quindi se c'è, allora facciamo prima il nome, show company name, quindi sarà out.println. Il company name possiamo metterlo come titolo di livello 3, ad esempio, quindi H3 più cd.getCompanyName.
Ok, quindi company name e poi l'indirizzo del sito. E potremmo visualizzarlo semplicemente come un indirizzo, quindi address, e fra parentesi più cdetta punto che company website URL string più ok. Quindi se i dati della compagnia ci sono li visualizziamo. Dopodiché andiamo a visualizzare la location, ovvero sia i dati del company site. Quindi qua potremmo scrivere out.println, mettiamolo in un paragrafo, mettiamo un titolino tipo strong, giusto per dire un po' più importante, location, due punti, ok, la location la componiamo, perché abbiamo il company, si vede poco, aspettate che mi metto un po' di sforzo, così ce l'avete un po' più in alto. Allora, la location la componiamo come? Andando a prendere l'indirizzo, la città e lo stato, ok? Quindi qui sarà più companies site data.get company site address, ok? Più company site data punto get company site city più punto get company site. Queste sono le informazioni che ci servono, poi separiamole un attimino perché sennò così rimarrebbe tutto attaccato, quindi mettiamo uno spazio, ok? Quindi qua ci mettiamo uno spazio, qua ci mettiamo una virgola, uno spazio, ok? Quindi così ho scritto indirizzo, spazio, città, virgola, spazio, nazione, ok? Perfetto. Potremmo lasciarlo così, però visto che abbiamo detto che questo indirizzo qua è quello che dobbiamo beccare poi dal nostro script che fa i mashup, allora costruiamolo e stampiamo in un modo che sia utile, no? Che ci renda la vita più facile, soprattutto per recuperare quel dato lì. E sappiamo che con jQuery è facilissimo andare a matchare un ID, ok? Perché farò dollaro aperta parentesi, virgolette, cancelletto, nome dell'ID, ok? Allora creiamo un oggettino span che racchiuda il nostro indirizzo in modo tale da andare a beccare il contenuto di quello span all'interno del nostro JavaScript. Quindi qua aggiungiamo ancora minore span id uguale e diamogli come id address, ad esempio. Ok? E al fondo chiudiamo lo span. Quindi qua faremo più virgolette minore bar span minore bar p. Parentesi di troppo, così, ok, adesso riformattato il tutto. Quindi praticamente abbiamo iniziato a fare un mezzo trucchetto, no? Nel senso, stampando la pagina ci siamo già creati uno span apposta con un ID che utilizzeremo per recuperare i dati relativi all'indirizzo della company site. Questo ci rende la vita molto facile perché in JavaScript ci basterà una linea sola di codice per recuperare quel dato.
Che cosa ci manca ancora? Due cose. Includere gli script che sono necessari per fare il mashup, preparare lo spazio per la mappa. Ok? Cosa vuol dire preparare lo spazio per la mappa? Significa essenzialmente lasciare un elemento HTML riempibile dalla mappa. Questo elemento HTML riempibile dalla mappa è un div, tendenzialmente. Quindi dovremmo scrivere un div e dargli un ID, così anche quello sarà facile da recuperare. Ok? Quindi, qua andiamo a ancora preparare lo spazio per la mappa, quindi prepare map place holder e facciamo out.println div con id uguale a mappa. E questo è il nostro div. Se vogliamo già definire le dimensioni della mappa, possiamo definirle qua, aggiungendo un tag di stile. Quindi potremmo dire style uguale, barra virgolette, potrebbe essere la larghezza 400 pixel e l'altezza 300 pixel. Ok, quindi in pratica abbiamo preparato un div che è già dimensionato e sarà, guarda caso, la nostra mappa, che sarà 400x300. Siamo a posto. Quello che ancora ci manca, non si vede? Allora, provo ancora a alzarlo un po' magari. E a fare perché non lo manda a capo, niente, me lo manda a capo. Ok, così si dovrebbe vedere. Allora, quello che ancora ci manca è includere gli script. Che cosa dobbiamo fare? Includere il nostro script, quello che fa il mashup, e includere lo script delle API di Google. Ok? Lo script delle API di Google, vi do l'indirizzo direttamente, vi spiego solo i componenti e dove andare a prenderli. Ok? Così facciamo un po' più rapidi. Allora, fatemi solo salvare questo. Ce l'ho già qua perché io ho già la soluzione. Allora, questo qua ho barato, nel senso che l'ho preso dalla soluzione che ho già preparato, ok? Però solo per velocizzare le operazioni. Allora, qui dobbiamo andare in tutto lo script che serve per caricare le Google Map, ok? Allora, fatemi non mandare a capo questo, se riusciamo. Allora, vedete che script type text JavaScript è il solito. Poi facciamo un po' di spazio, non riesco a farlo salire. Poi, come sorgente, bisogna mettere quella stringona che abbiamo visto prima, che sarà maps.googleapis.com/maps/api/js. Ok, punto interrogativo key. Adesso non
state a preoccuparvi, nel senso che in 5 minuti difficilmente arriviamo alla soluzione, io vi metto già in linea la soluzione completa. Che cos'è questa key? È la chiave che ci serve per poter accedere al servizio Google Maps e ottenerle. Come facciamo a ottenerla? Okay. Questa è la parte che interessa vedere assieme, perché poi potete lavorarci da soli sulla parte lì. Allora, qui da Google Map, dalla parte di indicazioni, annidato a un certo punto all'interno delle FAQ, io vi do già l'indirizzo, ve lo pubblico poi sul sito internet, così è facile raggiungere. C'è un collegamento a questo sito che sembra Gmail, ma non è Gmail, che si chiama accounts.google.com Service Device Console. Adesso vi faccio vedere la URL, ma è una roba che è impossibile da copiare. Ok, quindi non ho mica copiato tutto. Ecco. L'URL è questa roba lunghissima che assolutamente non vi chiedo di copiare né tantomeno di ve la pubblico poi, però sostanzialmente dice loggati all'API console. Che cos'è questa API console? È quella che ci permette di richiedere una chiave. Okay? Quindi per ottenere la chiave bisogna essere essenzialmente degli utenti di Google. Allora, io adesso mi loggo tanto per. Sai che vi do c'è la mia chiave, quindi a meno che non facciate 25.000 richieste in un giorno tutti assieme, dovrebbe funzionare. Ah, vedete, io qua praticamente ho creato il mio, vi chiedo di creare un progetto che usa le Google Maps API. Ok? Tra parentesi, ci dà anche il grafico degli utilizzi, per adesso nessuno, perché non l'abbiamo ancora utilizzato. Qui ci sono tutti i servizi possibili a cui possiamo abbonarci, quindi tutte le API che fornisce Google, ce ne sono veramente tante. Se noi andiamo nella Google Maps V3, Access, scusate, API Access, è qua, eccoci qua, vedete? In mezzo a tutto, a un certo punto c'è Simple API Access e qui ci dice Use API Keys to identify your project, eccetera, eccetera. Qua c'è la chiave. Questa chiave qua è quella che c'è nel collegamento che ho copia e incollato. Quindi se voi volete fare un mashup con Google Maps vostro, dovete avere un account Google, andare sulla console, attivare il servizio Google Maps, dopodiché andare su API Access e recuperare la chiave. Ok? Quindi non è così facile, in realtà ci vuole un attimino di preparazione prima di iniziare. Allora, con questa chiave qua, che cosa facciamo? Noi prendiamo la chiave e la copiamo qua nel parametro key. Ok? Quindi vedete punto interrogativo key, c'è quella lunghissima sequenza di caratteri che è la chiave copiata di là. E poi vedete che io gli passo un parametro sensor uguale false. Perché? Perché il mio computer non ha un sensore GPS, quindi è inutile per me fornire, avere accesso ai dati di posizione della macchina, quindi avere quella parte di API. Ok. E quindi questa qua è la chiamata che facciamo. Allora, adesso io vi pubblico un attimo la soluzione, così possiamo aprirlo tutti insieme e andare avanti a vederlo, almeno negli ultimi 5 minuti che ci rimangono. Allora, facciamo così. Teaching.
Caricato. Ah, è troppo grande. Un secondo che ve lo carico, se no. Interessante che non funziona di più. Ok. Perfetto, dovreste averlo sotto materiale adesso. Questa soluzione mashup che è la soluzione dell'esercizio. Allora, così se non finiamo in tempo.
l'avete già e soprattutto potete copiarvi questa robaccia lunghissima. Ok. Quindi se voi aprite quella soluzione lì, il progetto di Eclipse, vi prego prima della fine della lezione di non guardare quella soluzione, così proviamo a farlo assieme. E guardiamo, prendetevi solo, copiatevi solo l'indirizzo dello script, ok? Quindi all'interno della stessa pagina con lo stesso nome sarà View Company Site Detail, ci sarà la riga con l'indirizzo dello script, ve lo potete copiare. Così riusciamo ad avere tutti la pagina funzionante. Ok. Quando siete riusciti a copiarvi quella parte lì, andiamo avanti. Ok. Allora, una volta che abbiamo caricato lo script di Google Map, dobbiamo preparare e caricare il nostro script. Ok? Quindi dovremmo creare lo script per fare il mashup. Lo trovate già nella soluzione, ma adesso lo facciamo da zero. Dove lo mettiamo? Gli script normalmente fino ad ora li avevate messi direttamente nella cartella scripts all'interno dei template, ok? Ed avevano la caratteristica di essere utilizzati e di essere caricati da tutte le pagine, ok? Che di per sé è un po' inefficiente, perché questo vuol dire che a mano che aggiungiamo nuovi script, tutte le pagine dovranno caricare tutti gli script che sono stati creati, che vuol dire un bel po' di tempo, ok? Perché ogni script deve essere caricato dal server, letto e interpretato. Allora, quello che facciamo noi è invece prendere lo script, memorizzarlo dove serve e caricarlo solo quando serve. Ecco perché lo carichiamo qua e non in template, ed ecco perché a posto di salvare una cartella scripts sotto template, ci creiamo una cartella scripts in community sites, ok? In modo tale da avere i nostri script lì. Questi script verranno solamente caricati in questa view e basta. Allora, prepariamoci un attimo la cartella. Quindi, questo lo posso chiudere. Qui in Company Sites andiamo a fare New Folder. Scripts. Ok. Poi riempiamoci la nostra complessa idea. A questo punto qua possiamo andare a richiamare lo script che creeremo, quindi call the mashup. Più che call potremmo dire include, ok? Perché in realtà lo stamperemo, lo scriveremo all'interno della pagina. E quindi sarà di nuovo una scritta uguale, un tag uguale, quindi auto.println. Allora, script. Type sarà text JavaScript. Ok, il sorgente sarà dove? In scripts, ok? E lo chiameremo map, ad esempio, oppure mashup. Quindi sarà, andiamo a prenderci il context path, chiuse virgolette, più. Riapriamo così siamo a posto. Request punto get spot più allora modules company sites. Script e poi il nome che potrebbe essere chiamiamo mashup
Node.js. Ok, minore barra scarico. Ancora un po' più così. Ok, quindi sempre JavaScript lo piazziamo in company size script. Lo chiamiamo meshup.js, quindi sarà il nostro script e basta. A questo punto è finito. La view è finita perché la parte di visualizzazione della mappa sarà gestita da questo JavaScript che si chiama meshup. Ok? Quindi creiamoci un JavaScript vuoto e proviamo a fare un'esecuzione fino a qua, per vedere se non abbiamo dimenticato nulla per strada. Ok? Quindi salviamo. Per creare JavaScript vuoto si va sulla directory script, new, other, e dovreste avere a un certo punto JavaScript, JavaScript source file. Next, meshup.js. E qui. Qui ho semplicemente messo nel commento che questo sarà il mashup del company site address e Google News. Ok, salviamo, proviamo a eseguire sul server e vediamo quanti mila errori ci sono in giro. Oh, perfetto. Not available è già una bella risposta. Andiamo a vedere perché. Rimettiamo un attimo il browser interno. Ah, ok. Ah, qual è? Primo errore. Facile. Siamo incappati nella redirect. Ok? Perché io ho provato a caricare direttamente il controller senza passare dal login, giusto per vedere che funzionasse. Nella redirect abbiamo scritto solo sbagliato l'indirizzo di redirect, per cui andando a barra index.jsp si va a finire sopra Energy Community, quindi non viene pubblicato. Allora, facciamo così. Mettiamo in request.get context path più così, ok? Ringrandisco un attimo. Quindi nella redirect sono andato solo a cambiare l'indirizzo di redirect. Però intanto il primo pezzo funziona. Chiamato il controller diretto, l'utente non è valido, veniamo ridirezionati alla index. Ok? Allora, riproviamoci. Eccoci qua, ok? Quindi ho chiamato direttamente il controller si è accorto che non era loggato, ha fatto la redirect sulla index. Adesso logghiamoci. Test boss. Ecco, se va tutto bene c'è questo test company che
che è diventato un link. Se noi lo clicchiamo, eccoci qua, abbiamo la nostra view. Vedete che siamo andati a prendere i dati della company, che sono testcompany, www.testcompany.com, e i dati di location. Se noi andiamo a vedere i sorgenti di questa roba qua, saltiamo tutta la parte lì, andiamo direttamente. Vedete che c'è div, adesso qua, view, chissà se si riesce a ingrandire. Ok, non riesco a ingrandirlo, comunque se voi provate sulla vostra, sul vostro browser, vedrete che c'è una riga con scritto div id map style, eccetera. Quindi lo spazio c'è, l'abbiamo riservato, dobbiamo solo riempirlo. Un'altra cosa che vi faccio vedere, adesso che abbiamo il coso che funziona, proviamo a ricaricare la nostra pagina in Firefox. Se voi usate Firefox per provare, esiste questa funzione che si chiama Web Developer, Web Console, in cui voi potete andare a vedere le richieste che fa il vostro browser. E vedete qua che io ho fatto inavvertitamente delle, inavvertitamente no, che abbia scritto il codice, però delle richieste a Google. In particolare, questa è la prima, Google Map API, key, eccetera. Ok, quindi lui ci ha fornito indietro la mappa, l'API per le mappe. Ok? Poi, questo qua è il caricamento del nostro script che è vuoto. Quello dopo, guardate un po', noi non l'abbiamo mica mai ordinato. In realtà quello dopo è la verifica che la mia key fosse giusta, fosse corretta. Ok? Quindi questa qua è una callback di Google. Quando io carico l'altra, lui implicitamente mi carica una callback che serve per verificare se io sono valido o no. Ok? Quindi di nascosto c'è stata una richiesta in più che verifica se l'utente è valido o meno. Ok. Tra parentesi, qua sopra vedete due warning che dice che nei vostri script, nei script che avete creato in aula la volta scorsa, che sono questi do company detail, qualcosa del genere, JSP, ci sono degli attributi che sono deprecati, che si usavano in una versione precedente di JavaScript, in quella corrente sono sconsigliati, ok? Quindi questo è utile per debuggare poi i JavaScript, perché sappiamo che sono un po' più difficili da debuggare. Ok, cliccando su uno dei delle richieste possiamo vedere i dettagli, vedete? Quindi questo è utile anche solo per avere un'idea di quello che sta succedendo, vedere che effettivamente i collegamenti sono diversi. Allora, adesso andiamo a pescare, a scrivere il pezzo di JavaScript che pesca l'indirizzo e quindi fa la richiesta al Google Maps. Allora, andiamo su Mashup. Intanto, qui, quando facciamo le operazioni? Quando il documento è pronto, perché dobbiamo aspettare che sia tutto completato in modo tale da poter andare a selezionare lo span in cui ci sarà l'indirizzo. Ok? Quindi qua, prima istruzione che metteremo sarà $document. .read function aperto tonda chiuso tonda. Ok? Quindi quando il documento è pronto possiamo fare qualcosa, altrimenti no. Prima cosa che facciamo, andiamo a recuperarci l'indirizzo. Quindi, get the address to show, mettiamola così. Dove lo recuperiamo questo indirizzo? All'interno dello span, il cui id sarà uguale, salto indietro, sarà uguale ad address. Ok? Quindi, come lo mettiamo? Sarà dollaro, aperta parentesi, parte virgolette, cancelletto, address. Ok? Poi vogliamo il suo contenuto. Allora, se io chiamo la funzione HTML, aperta tonda, chiusa tonda, recupero l'HTML all'interno dello span. Questa roba qua la memorizzo in una variabile locale. Quindi var address. Oppure company site address, se vogliamo. Facciamolo così, CS
Albers, così ci ricordiamo anche lui. Allora, a questo punto abbiamo recuperato l'indirizzo da mostrare. Vediamo se è vero. Proviamo a fermarci qua e a mettere un alert. Quindi debug, alert, address, CS address. Ok, così facciamo semplicemente una finestrella che ci dice il valore dell'indirizzo. Allora, salviamo qua. Qua basta ricaricare. E vedete che il nostro alert funziona. Abbiamo pescato il diritto. Corso degli, Duca degli Abruzzi 24, Torino, Italy. Ok? Allora, adesso prendiamo questo e lo spariamo a Google. E diciamo, per favore, facci la geocodifica. Quindi prendi questo e dacci indietro latitudine e longitudine. Allora, togliamo questo debug che non ci serve più, o lo commentiamo anche solo. Prima cosa da fare è che dobbiamo creare un oggetto geocoder, cioè un oggetto che ci permetta la geocodifica, no? Quindi create e geocoder object. Allora, questa roba qua la mettiamo in una variabile, quindi chiameremo var geocoder. Uguale new maps.google.it geocoder. Ok? Da dove l'ho pescato questo? Da, se vi ricordate, da quella parte che avevamo visto. Dov'è? Codados. Qua su, nell'esempio della documentazione, vedete new google.maps.geocoder. Ok? Quindi abbiamo recuperato il geocoder. A questo punto, che cosa dobbiamo fare? Scusate, siamo qua. Dobbiamo richiedere la geocodifica, quindi dobbiamo richiedere che il nostro indirizzo venga convertito in latitudine e longitudine. Quindi mettiamo qua come commento convert the address into latitude longitude point. Ok? E come facciamo? Chiamiamola geocode. Quindi sarà geocoder.geocode e che cosa dobbiamo passargli? Primo, quella struttura dati che rappresenta che cosa vogliamo convertire, in particolare con il campo address riempito. Quindi qua sarà aperta graffa, chiusa graffa, apice address, due punti, CS address. Ok? Quindi qua abbiamo detto ti passo una struttura che in realtà si chiama request, ok? Al cui interno c'è una proprietà address, il cui valore sarà uguale alla variabile CSAddress che abbiamo appena caricato, ok? Dopodiché dobbiamo anche passargli una funzione di richiamata, quindi una funzione da chiamare quando il risultato sarà pronto. Ora, visto che annidare tante funzioni così diventa difficile da gestire, almeno visivamente, creiamo una funzione a parte, ok? Map create, ad esempio, o qualcosa del genere. Quindi passiamo in create map e basta. E poi qua sotto andiamo a definire una funzione, function create map, che prenderà due oggetti, che sarà result e status. Ok, questa roba qua è esattamente come fare, come scrivere direttamente qua function e dichiararla al volo, no? So che qual è l'unica differenza? Che io adesso ce l'ho separata e posso dimenticarmi di quello che so. Ok,
Allora, qui siamo a posto. A questo punto nella create map che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare se il risultato è a posto. Quindi se ok. Se ci ha dato un risultato, andare a recuperare latitudine e longitudine e piazzarle sulla mappa. Ah, prima verifichiamo se il risultato è ok. Quindi qua mettiamo if status uguale a maps.google.com Torniamo sulla reference che così non ce la dimentichiamo. Geocoderstatus.ok. Vedete, il codice è poi lo stesso, quindi possiamo quasi copia e incollarlo. Geocoderstatus.ok. Qui mettiamo un commento che dice if the request is successful. Quindi se è ok, recuperiamo latitudine e longitudine. Quindi prima di tutto controlliamo che ci sia lo stato è ok, controlliamo che però ci sia una risposta, quindi diciamo if results di 0, quindi se c'è almeno il primo che è quello che ci serve. Latitude e longitudine. Abbiamo detto che sono in results di 0, quindi il primo elemento. All'interno della proprietà geometry, a sua volta all'interno della proprietà location. Allora, questa roba qua, che cos'è? È il centro della mappa, ok? Cioè, è il nostro indirizzo convertito. Allora, che cosa ce ne facciamo? Due cose. Uno, impostiamo al centro della mappa. Due, visualizziamo un marker, ok? Quindi, per adesso facciamo così. Facciamo solo un alert. Ok? Giusto da vedere che ci arrivino questi dati. E poi creiamo la mappa. Allora, salvo, ritorno su Energy Community, ricarico. Vedete che qua c'è un errore: Maps is not defined. Ok? Andiamo a vedere dove ho fatto l'errore. Mashup riga 14. Google.maps e non maps.google, ok? Quindi qua è google.maps. E qui sarà google.maps. Ok? Ecco perché è utile quella parte di web developer, perché si capiscono facilmente gli errori. Ok, salviamo, ricicliamo, eccoci qua. Vedete? Ho mandato l'indirizzo, ho ricevuto una risposta e questi due numeri qua sono latitudine e longitudine del mio indirizzo. Allora sono a posto, perché posso centrare la mappa lì sopra. Quindi devo solo creare un oggetto mappa e posizionarlo al centro. Quindi andiamo sulla nostra reference. Come si fa a creare una mappa? Ce l'abbiamo qua sopra. Google Maps Map, punto della pagina in cui inserire la mappa, opzioni. Opzioni, zoom, latitudine e longitudine, tipo di mappa. Ok? Quindi creiamoci subito le opzioni. Possiamo anche copiarle volendo. Quindi qua, questo togliamo l'alert che non ci serve più. Facciamo così, define the map options
chiamiamola Map Options, Zoom, mettiamo 14 al posto che 8, così è un po' più largo. Numeri piccoli, zoom ampio, quindi vuol dire che ho un'ampia zona di mappa visualizzata. Numeri grandi, focalizzo di più, ok? Quindi livello di zoom più elevato. Centro, beh, il centro ce l'abbiamo. Sarà result di 0.geometry.location. Ok? Tipo di mappa, va benissimo la mappa stradale, quindi roadmap. Ce ne sono altri, basta andare a vedere sulla documentazione il tipo di mappa, ok? A questo punto, che cosa facciamo? Andiamo a creare la mappa. E come faremo? Beh, ritorniamo sulla reference a vedere new Google Maps map, ok? Quindi nuova mappa, quindi diremo var map uguale new google.maps.map. L'oggetto da riempire. L'oggetto da riempire che cos'è? È il nostro div, ok? Come lo peschiamo il div? Con un costrutto jQuery. Quindi sarà dollaro, virgolette, il div ha un indirizzo che si chiama, ha un indirizzo, ha un id che si chiama map, quindi qui sarà cancelletto map, questo graffa 0 chiusa graffa ci fa prendere l'oggetto DOM sottostante, ok, che è quello che serve a Google. Dopodiché gli dobbiamo passare le opzioni map options e basta, ok? Così facendo abbiamo creato la mappa. Ah, salviamo e proviamo a vedere se è vero. Ok? Abbiamo la mappa centrata sul nostro indirizzo. Ci manca ancora il marker. Sforiamo leggermente e facciamo il marker, ok? Come si fa a fare il marker? Beh, di nuovo ce l'abbiamo nell'esempio, guardate qua. Marker, Google Maps marker, e poi si va a ripescare come proprietà map, la map in cui inserire il marker, e come proprietà posizione, la posizione in cui inserirlo. Allora, qua in realtà è già praticamente fatto, possiamo copiarlo, e qua dire insert the location marker, ok? Fortunatamente tutti i nomi coincidono, quindi siamo a posto. A questo punto, se ricarichiamo la nostra mappa, questo lo possiamo chiudere. Questo è il nostro mashup, ok? Quindi, test company, indirizzo, mashupiamo, mettiamo assieme il nostro indirizzo con Google Maps e otteniamo la mappa con il puntatore sopra. Ok. Se avete poi dubbi, problemi o cosa, ci sentiamo via mail o la prossima volta, ok? Perché adesso abbiamo fatto tutto di corsa. Avete la soluzione, scaricatevela, guardatevela, in modo tale da identificare i vari problemi. Ok? Perfetto. Allora, per oggi possiamo fermarci.